Ora vi faccio vedere il funzionamento di questo bellissimo oggetto. Allora, troviamo un posto di roccia, perfetto. Guardate, adesso ho uno slot, sì. Io faccio così, boom! E me l'ha già smeltata in stone, guardate. Ciao a tutti ragazzi, sono Charlie e benvenuti nel mio nuovo video! Yeee! Ecco a voi, come avevo promesso, l'Attack of the Bee Team! E questa volta faremo qualcosa di più ingegnoso, perché spareremo per tutto l'episodio, quasi, penso, la Tinker's Construct. Perché questo? Perché primo mi serve da mangiare. Devo andarmi a cercare del cibo. Perché tutto il giorno con la tutto il tempo con la Tinker's Construct? Beh, perché devo crearmi gli oggetti per poi andare a farmare i materiali che mi serviranno per la casa. Ed è molto importante finire la casa il prima possibile perché così potrò fare tante altre cose bellissime, fantastiche. Quindi il prossimo episodio dopo di questo sarà solo quando avrò terminato la casa tutta o quasi tutta. Ed uscirà parecchio bella, vedrete, poi vedrete, poi vedrete, poi vedrete. Allora, prendo un po' di bacche, però le bacche non mi danno quasi niente di cibo, quindi conviene vedere se ho della carne da cuocere. Comunque, ok, qua, allora, leviamo un po' di roba. Questa cenere la leviamo, prendiamo un po' di bacche, leviamo questo Nether Quartz. Per il momento la metto qua, non sarà questo il posto. Ho un bel po' di carne, non ne ho tantissima, ma me la farò bastare. Metto un po' di carbone, metto a cuocere la carne e dirò cosa farò in questo episodio. Allora, come vedete, qui c'è un nuovo materiale che è il Maniwillin, non so come si pronunci, lo chiameremo Mani. Ciao Mani, ciao Mani, ciao ciao! E cosa dobbiamo fare con questo? Innanzitutto, come l'ho fatto? L'ho fatto mettendo in quella fornace 3 di cobalto e 3 di quell'altro materiale che adesso non ricordo il nome. Aspettate che ve lo dico subito perché proprio non ricordo. Allora, come si chiamava il materiale? Ardite, sì, è 3 di ardite. E ho formato questo maniulin. Perché è molto forte, più forte, ancora più forte del cobalto, ho scoperto, quindi faremo i nostri aggeggini con quello. Poi, vediamo un po'. Allora, ci serve questo e poi capiremo perché. Ne ho dell'altra di canna da zucchero. Dimmi di sì. La moss, no, ci serve la ball of moss, se volete perché, sempre. L'emera, no. No, mi sa che non ne ho più. Vabbè, non fa niente, non fa niente, tranquilli, tutto sotto controllo. Allora, innanzitutto mettiamo questi coffee bean che non mi servono e mettiamo altro carbone. E poi vedrete a cosa mi serve questa. Inizio a craftarla già da adesso, dato che mi trovo, mi serve della carta. Me ne serve proprio tanta, spero di farcela, farne tanta. 9, no, mi serve, mi sa che me ne serve. Mi sa che me ne serve di più. Ok, devo buttare qualcosa. Butto questi semi, per il momento non mi servono. Ok. Devo farmare altra canna da pesca, quindi andiamo a mettere questa canna da pesca. Non c'è della sabbia qua vicino? No, eh? Vabbè, per il momento la metto qui. Poi cercherò della sabbia. Cercherò della sabbia e la... No, prima dovete levarvi voi. Ok. Cercherò della sabbia e la metterò sulla sabbia. Tanto dovrò fare la mia spiaggetta privata nel mio giardino. Perché come vedrete, anzi, tutta quest'area, se non più grande, sarà il mio giardino. E poi vedrete il perché. E vi piacerà, secondo me, vi piacerà. Perché a me piacerà di sicuro. Quindi deve piacere anche a voi. Chiaro? Chiaro? Perfetto. Cosa faremo oggi? Oggi faremo tutti gli strumenti. Dove cavolo sto andando che devo prendere la carne? Faremo tutti gli strumenti necessari per farmarmi gli oggetti per la casa. L'ascia che tecnicamente già ho, quindi non la rifarò. Questa mi va bene. Quindi la Lumber Axe,
non la rifaremo, ma ci servirà il piccone. E poi per i modifiers, perché con la... dove vado? Qua devo andare. Con la... non ho del... vabbè, che fa. Con la Tinker's Construct posso praticamente modificare gli oggetti che creo. Se li modifico, praticamente saranno migliori. In che senso migliori? Tipo, questa Lumber X l'ho modificata aggiungendo l'auto repair, ovvero una ball of moss, che poi vedrete come si craftar, la velocità, che però non l'ho finita, mi sa che devo velocizzarla ancora un po', ma mi scocciavo a prendere altra redstone, e poi... no, perché faccio sempre la stessa cosa? No! Mi esce questo bug del doppio clic, praticamente ho messo la redstone che la rende più veloce e un diamante che la rende la ball of moss la fa riparare da sola. La redstone la rende più veloce mentre il diamante la rende più durabile, cioè lo fa durare di più. Mi piace assai come ho costruito questa forca. Cosa ho qua dentro? Ah, ho del molium che ho ancora 18 minuti. Facciamo un po' smeltare. Vedete, in questo punto, non so per quale motivo, mi lagga tantissimo. Ma proprio tanto. Guardate, lagga così tanto che non mi fa nemmeno volare. Okay. Prendi... no! Mannaggia la miseria. Ok, allora faccio, diciamo, smeltare... dove è finito il casco? Casco? Oddio, dove è andato? Vabbè, intanto che lo cerco, stoppo il video, dato che lagga tantissimo, e vi farò vedere direttamente quando avrò finito di smeltare il manillium, eccetera, eccetera. Ok, per qualche strano motivo mi è sparito il cast e non mi fa volare, maledizione che nervi questa lag. Guardate, oh, fammi volare. Ok, non si possono fare. È per questo che non faccio tanti episodi su Team. Per il lag incredibile. Non capisco perché laghi così tanto. Vabbè, passiamo direttamente a fare gli oggetti che ci servono. Ho la stone? Ovviamente no, dovrò andare a prendere la stone. E vai! Era proprio quello che volevo fare. Vabbè, intanto che vado a prendere la stone, sto con i miei video. No, musica. Sei bellissima, sei fantastica. Ma no. Grazie. Allora, ora vado a prendere... i materiali che mi servono, sperando di smettere di laggare, ma non credo, e poi torneremo con i materiali che mi servono. Apriti. Grazie. Torneremo con i materiali appena possibile. Ok, ho preso tutta la stone possibile e immaginabile, sperando che stavolta vada. Ok, cosa dobbiamo fare adesso? Innanzitutto possiamo un po' di roba, possiamo questo. Cosa possiamo posare? Questo, roba che non serve per il momento, la mettiamo qua, poi la sistemerò meglio. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare innanzitutto quello che vogliamo fare, cioè vogliamo le cose che vogliamo fare. Si fa con questo libro, mi sembra. Allora. È così, tools. Dobbiamo fare una
Le sword le farò in là. Dagger, chisel, l'amber X già fatta, l'hammer, che può minare grandi aree. Quindi faremo l'hammer, che si fa così. Poi faremo l'excavator, che può fare, no, se non mi sbaglio, un quadrato 3x3 di scavo. Poi la battle axe, non credo, non mi piace molto. Cleaver, la cleaver mi piace. Ah, lo shortbow sicuramente, le arrow non penso. Ok, allora per il momento dobbiamo fare l'hammer e anche il piccone. Il piccone faremo perché posso mettere l'autosmelta, a meno che io non lo possa mettere anche a questo. In questo caso lo lascerò solo qui l'autosmelta. Non lo so, non lo so, vedrò, vedrò. Quindi devo usare Emerald, Large Plate, Tug Rod e Large Plate. Quindi due Large Plate, un Emerald e un Tug Rod. Si fa così. Prima, aspettate, mi sono dimenticata come si fa il coso di legno. Ah sì, aspettate. Ah già, ho la legna? Ditemi che ho la legna. Vi prego, ditemi che ho la legna. Ok, sì, mi stavo già spaventando. Ok, allora. Oh, ma mi sa che ce l'avevo anche qua la legna. Vabbè, mi servono un bel po' di stecchini. Così può bastare. E devo fare questo. Così e così. 1, 2, 3, 4. Perfetto. Ora devo andare qua, mettere una. E fare allora questo che è Tool Rod Parter. No, ci serve il Tog Rod. Mi sa che era questo. Allora. No, no, no. Tog Rod? No. Il chisel? Tog Rod? Sì, Tog Rod Pattern. Poi ne metto due per fare il large plate, che dovrebbe essere questo, sì. Me ne servono due. E infine l'Emmered. Emmered. Questo è l'excavator. Emmered? Sì. Ora andiamo qui. E ce lo facciamo. Non so quanti ne servono per fare l'Emmered. Ok. Poi mi serve il large plate. Lo faccio diretto. Ah no. Devo sempre fare pr prima quello di stone. E perché ne ho fatti due? Che deficiente che sono. Ne bastava uno, giustamente. Ok, sono una stupida, ho fatto una cosa in più. E poi il Tug Rod. Voi direte, ok, può bastare così? E invece no, non basta così. Perché dobbiamo anche fare la parte di alluminium. Ora faccio smeltare l'alluminium brass, che dovrei averne un pochino. Dovevo averne un po', però non mi pare. Ok, faremo smoltare quello, penso che basti, se no devo farne dell'altro, ma non credo di poterne fare altra perché ho poco alluminio. In caso dovrei andare a fare l'alluminio, fantastico! No, ma mi ricordavo di averne lasciato un pochettino. Questi sono 9, se non mi sbaglio. Sono 9, sì, sono 9 di aluminium brass. Non so quanto costi ciascuno. Eh sì, solo questo ne costa. No, ma giustamente devo guardare qua. No, non me lo dice. Non me lo dice. Penso ne basti uno ciascuno. Spero ne basti uno ciascuno, perché se ne basta uno ciascuno sono a cavolo. Ma io non dovevo farne due di questi. Sono una stupida! Non ho capito niente da. No, ok, ho capito, però mi dimentico le cose. Non. Vabbè, poi vedrete. Ah, ma ne avevo già uno. Maledizione. Anche questo ne avevo già uno. Ok, già due cose che non devo fare più, non devo fare. Quindi questa cosa va via, va via. Questo invece mi serve. Questo non va via. Questo va via. Ok. Allora, mi serve questo. E questo sicuramente. Quindi questo me ne servono due. Poi mi serve sicuramente questo. Mentre questo e questo. E questo non mi servono. Ok, ho sprecato del materiale, ma non fa niente. Ora, mi sembra che devo mettere questo. L'alluminium brass deve stare sotto. Altrimenti, ok, sì. Altrimenti non va. Quindi, guardate, io metto. No, devo fare così.
Metto questo qua. Poi vado, clicco e si farà il cast, che mi servirà poi per fare l'oggetto vero e proprio. Dai. Dai. Ok. Perfetto. Ora mettiamo a smeltare il manillium. Così posso farmi gli oggetti. Devo levare un po' di roba qui, però mi è difficile. Facciamo così, va. Faccio i blocchi di manillium, così levo un po' di roba. Vai, manillium. No, giustamente ce l'ho già il manillium, quindi vai. Non devo smeltare proprio niente. Non so perché ho tolto Ah, maledetta lag! Guardate come lagga! Guardate! È incredibile il modo in cui lagga! Vabbè. Cosa devo fare? Ah sì, la carta. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Se riesco a farli di carta. No, qua. Se riesco a farli di carta. Allora. Questo quanti ne chiede? 8. Io ne ho 9. No. No. Praticamente volevo provare a farlo di carta. Così, se non mi sbaglio, posso dura di meno, ma posso modificarlo meglio. Ah no, giustamente, mi sa che qui ci vanno quelli di legno, ecco perché non andava. Con quelli di legno dovrebbe andare. Proviamo. Posso mettere più modifiers, o almeno così avevo letto. Non mi ricordo dove. Non so. So perché non vada, forse devo fare quell'altro tipo di carta. Vabbè, vedremo quando vedremo poi. Tanto per il momento non mi servono altri modificatori. In caso c'è un altro modo per aggiungere un modificatore che è un po' più dispendioso, ma non fa niente. Qui intanto si è fatto l'emerald, quindi prendiamolo. Poi vai via tu. Facciamo questo. Ok. Vi faccio vedere solo come monto questo, poi penso di stoppare l'episodio e di farlo breve, semplicemente perché stasera non ho molto tempo per registrare, però vi volevo far vedere un po' come stavano andando avanti le cose. Nel prossimo vi farò vedere già la casa semi-completa, oppure no. Anzi, ho deciso. Adesso vi farò vedere come monto il tutto, tutte le cose che devo montare, e poi forse ne serve di più. Non lo so. Ok, sì, mi sa che ne serviva di più. Ok, sì. Ma perché scompaiono? Va. E poi vi faccio vedere i modificatori, come modificarli, perché ho pensato che non aveva senso che poi nel prossimo episodio vi facevo vedere i modificatori, perché i modificatori mi servono già, quindi dovrei farli adesso per fare quello che devo fare. Quindi. Ve li farò vedere adesso, però non subito, perché prima devo andare a prendere la roba per fare i modificatori. Ok, solidificati. Solidificati. Solidificati, ne serve dell'altra? Non lo so. Perché non si solidifica? Scusami. Ehi. Ehi. Scusa. Baby. Ehi, piccolino. Ehi. Ok, non so perché non vada. Sinceramente. Non riesco a volare per la lag. Guardate, cioè io cerco di volare e la lag non me lo fa fare. È incredibile questa cosa. Ero riuscita a volare, ma sono caduta. Oh, stasera non è proprio. Maledetto. Non capisco perché poi laghi solo in questo punto. Non so se avete notato che è questo il punto in cui lagga. Sto iniziando a pensare che sia per i blocchi della Charpenters, perché è da quando ho messo i blocchi della Charpenters che lagga. Quando avevo spostato tutto dall'altra parte, non so se vi ricordate, quando avevo tutto. Guardate, non mi fa volare, è incredibile. Ah, fammi volare! Oh. Non capisco perché non me lo fa fare. Perché lagga così tanto? Non credo sia per la fame che non mi fa volare, perché mi fa volare anche quando sono affamato. Ok, proviamo a salire. Ok, mi lagga così tanto che non riesco nemmeno a salire, grazie.
Oh, finalmente. È la lag, è accertato, è la lag. Intanto non va. Non va, si è anche bloccato perché non va. Perché non va. C'è il materiale? C'è il materiale? Non c'è materiale. Quando è finito? No, scusate, voglio sapere quando è finito il manillium. L'ho messo, cioè, erano 19.525.897 ma. Vabbè, vi farò vedere l'assemblaggio solo dell'ascia dell'hammer comunque, perché per il momento non mi serve né il pickaxe, cioè il piccone. Nemmeno l'escavator, quindi li farò più avanti, perché per il momento, come ho appena detto, non mi servono. No, no, no. E vedrete la mia bellissima casa quasi finita. Ok, mi ha fatto volare. Perfetto. Faccio finire di cuocere questo manillium e poi finisco il piccone, cioè l'ascia. No, che ascia? L'hammer. Wow, quanto aluminium brass, e quanto cobalto, e quanta molten obsidian. Perché ho della molten obsidian? Ma. Ok, allora mettiamolo in basso. Ok, lì, perfetto. Ora dovrebbe andare. Maledizione, maledizione. Ok, ecco perché non andava. Abbiamo scoperto il mistero della fede. Oh, bravo! Finalmente ce l'ho fatta. Ne devo fare un altro però, sperando di farcela con il manillium. Poi tornerò nel Nether e ne farò dell'altro, ovviamente. Cioè, farò in modo di averne dell'altro. Ma penso di farcela, che cavolo. Quanto se ne vuole prendere un large plate di sta roba? Non penso che 8 a testa si prenda. Che cavolo, non credo. No, non dirmi che non ce la fai. No. Ma non ho altro manillium. Come faccio? Non. Allora, perfetto. Non posso nemmeno montarmi il piccone. Cioè, l'ascia. Perché avevo fatto male i calcoli. Questo è fantastico! Sì, è meraviglioso! A meno che non me lo faccia di cobalto. Perché non ho altre ardite. Vabbè, adesso allora. Fermo l'episodio. Io mi fermo, cioè stoppo un attimo. E ci rivediamo tra poco. Dove ho preso sia i modificatori che dove ho preso la roba sia per i modificatori, scusate, che l'altra ardite per fare l'altro manillium. Quindi ci vediamo dopo. Ed eccoci tornati, ragazzi. Ho preso tanta roba, sono andata nel Nether, ho cercato dappertutto, e intendo dappertutto. Una fortezza. E che roba è quella? Che cos'è? Oh, molte nardite. Ho cercato una fortezza ovunque, l'ho trovata e sono riuscita a recuperare i Blaze Rod. Quindi dovremmo avere praticamente tutto. Ho preso il carciolo al carbone, sì, grazie a Dio. E possiamo innanzitutto montiamo il nostro fantastico Hammer. Qui. È qui che si monta, sì. Allora dobbiamo mettere. Uno e uno, poi questo e infine questo. E bam! Ecco il nostro Hammer che chiameremo, vediamo. Oh, molta durabilità. Attacco, mining speed molto veloce, mining lever, modifiers, rimani in tre. Ho tre modifiers, penso di farcela. Allora, lo chiamiamo Sbam. Sbam. Mi piace il nome Sbam. Perché non è scritto? Ah, scusate, non avevo selezionato, giustamente. Sbam. Ah no, ho il caps lock. Sbam. Sbam. Ecco il mio bellissimo sbam. E ora lo dobbiamo modificare. Come lo modifichiamo? Con questi modifiers, non so come si dica. E praticamente io voglio mettere al mio bellissimo mio bellissimo sbam. Non so se mettere il diamante perché comunque dura molto, però gli metto.
La velocità sicuramente. La Ball of Moss. La Redstone lo rende più veloce. La Ball of Moss, che poi vi farò vedere come si crafta, è molto utile perché con la Ball of Moss si autoripara l'oggetto. Poi metto sicuramente l'autosmelt, che poi vedremo come si fa. Ecco, allora, la Ball of Moss si fa con la Mossy Stone, Mossy Cobblestone, che si crafta con un secchio d'acqua qui e poi la cobblestone tutta intorno. Però io ce l'ho già, la Ball of Moss, perché l'avevo già fatta in precedenza. E poi lava crystal ci serve, che si crafta con il Blaze Rod che ho, i charger, che non mi viene come si chiamano, e un cucchiaio qua, un bucket di lava, un secchio di lava. Allora, iniziamo con il craftare il lava crystal, che prima di tutto dobbiamo craftare... Allora, dobbiamo prima craftare... Me ne servono due... Quindi 4, dobbiamo craftare questo, poi 1, 2, 3, 4 e 4. E ci esce i fire charge. Ah, ma quindi me... Ah, interessante, quindi me ne basta uno. Cioè, due in realtà. Quindi facciamone 6. Perfetto, quindi ho della Blaze Powder in più, perfetto. Quindi... Adesso facciamo, ho il lava bucket, sì, dobbiamo fare questo e poi questo. Ecco qua il lava crystal. Bene, come si fa a modificare un oggetto? Dobbiamo andare era qui? Part builder, non mi ricordo, ah no. Giustamente, è sempre qua che dobbiamo andare, dobbiamo mettere qui il nostro oggetto e qua i modificatori. Io metto questo, così si autosmelta, autosmelt appunto, e poi metto questo per farlo andare, per farlo autoriparare. La redstone mi sa che non l'ho portata, ok, la vado a prendere e così... grazie per esserti aperta. Ora vi faccio vedere il funzionamento di questo bellissimo oggetto. Allora, troviamo un posto di roccia, perfetto. Guardate, adesso ho uno slot, sì. Io faccio così, boom! E me l'ha già smeltata in stone, guardate. È molto comodo per chi vuole minare velocemente. E poi, come vedete, l'ho usato. Infatti c'è la barra verde sotto che mi indica quanto l'ho usato e non riesco... Oh. Mi indica quanto l'ho usato e tra poco vedrete che questa barra si riempirà fino a tornare di nuovo perfettamente nuovo. Ora vi prendo la redstone, così vi faccio vedere. Non so se aggiungerò altre modifiche oltre questa, perché è già abbastanza forte di suo, ma non lo so. Prendiamo tanta redstone, perché per velocizzarlo ce ne serve un bel po'. Poi mi farò una spada e... ho troppa roba. Ok, leviamo questo coal. E prendiamoci tanta redstone. Leviamo anche la gunpowder. E prendiamoci la redstone. Ok. Proverò a fare una cosa molto bella. Adesso vi faccio vedere. Comunque è molto comodo il mio SBAM. E sarà molto più facile minare con questo. Perché prima ci mettevo gli anni a minare blocco per blocco, invece con questo faccio tutto quanto insieme ed è super veloce, quindi è fantastico. Non so se ci aggiungerò altre modifiche, perché mi sembra già perfetto così, ma vedremo. Quindi, no, è qua che... No, prima devo fare una cosa, allora faccio così. Block... No, redstone block. Redstone. Ok, qua c'è il redstone block. Oh, sì, perfetto. Guardate, se faccio shift click su questo punto di domanda, me lo fa da solo. 9, non so se sono abbastanza, speriamo di sì. Allora, mettiamo qua. E qua. Mi sa di no, mannaggia. Ok, forse sì. E vai, ce l'ho fatta. Adesso il mio... martello è ancora più forte e veloce. E adesso ve lo farò vedere.
Dove sta lo zombie? Ok, non importa. Allora, andiamo qui. Vedete questo bel quadrato, tra poco svanirà! Tadan! È stato velocissimo, guardate. È super veloce a minare. E appunto toglie tantissimo, cioè distrugge tutto intorno e autosmelta le cose. Quindi sarà anche un modo di risparmiare, risparmiare carbone. Bene, per questo episodio è tutto. Spero di essere stata chiara su come si fanno le cose. Presto vedremo, forse vedremo altri modifiers, non lo so, vedremo. Spero che l'episodio appunto vi sia piaciuto, se vi è piaciuto commentate e lasciate un mi piace, e magari consigliatemi degli obiettivi, qualcosa da fare, io li farò molto volentieri, per esempio costruire un monumento per qualcosa, lo farò, basta che lo chiedete e lo farò molto volentieri. E datemi anche consigli per il laboratorio che costruirò, perché questa è la forgia, però mi servirà anche un laboratorio per tutto quanto, ma non ho idea di come farlo, magari mi darete una mano voi. Detto questo, ho finito. Vi ringrazio per l'attenzione, sembra che sto finendo un programma televisivo, quindi mi ritrasformo in Charlie così vi saluto per bene. È stato difficilissimo registrare questo episodio perché non me lo facevo fare per nessuna ragione. Guardate quanto sono carina, sono Charlie e grazie per aver guardato l'Attack of the Bee Team. E ci vediamo nel prossimo episodio, ciao belli!